Buonasera. Buonasera a tutti, doppio buonasera. Benvenuti lunedì 3 ottobre 2011, siamo con il sorriso, ovviamente tutti quanti potete capire perché. Vorrei salutarvi così stasera, lo aspettavo di farlo da tempo. Buon Pescara di Zeman per risalire a 4 gol nel primo tempo. Sicuramente Gianni mi darà il conforto dei suoi cenni storici. Credo bisognerà andare al ritroso di quel famoso 4-5 con il Milan in casa, però nel primo tempo credo che eravamo in vantaggio di 4-2, se non sbaglio, ma 4-0 nel primo tempo io personalmente non ricordo una cosa del genere. Sono dispiaciuto per i tre gol che abbiamo preso, uno sul rigore nel secondo tempo, però va bene così, anche se lo stesso Zeman pure si è espresso in modo abbastanza critico per quanto riguarda i tre gol presi nel secondo tempo, ma ci può stare che una squadra leggermente si rilassi se torna in campo e subito dopo ne segna un altro come ha fatto Immobile. Sul 5-0 può succedere. Analizzeremo questo insieme a voi questa sera. Leggeremo i vostri commenti che arrivano qui nel nostro sito, se siete registrati, oppure come potete vedere qui in alto c'è il log Facebook. Se siete connessi a Facebook potete darci il vostro contributo. Naturalmente, come ogni lunedì, Gianni Lussoso e Luciano Rapa. Buonasera. Ciao a te, ciao agli amici all'ascolto. Ciao a tutti. 5-3. Luca, merito del Pescara o anche un po' di demerito di un Albiroleffe modesto, possiamo dirlo? Cioè, se la domanda è rivolta a me, Luca, un po' tutte e due. Grande merito del Pescara. Accendi, scusa. Già. Ecco. Buonasera, allora, di nuovo. Dicevo, credo che sia grande merito del Pescara, dell'approccio diametralmente opposto a quello che si è avuto a Castellammare di Stabia, ritmi alti, concretezza. Allora, Albino Leff è ben poca cosa, però non trascurerei che sullo 0-0 la più grande occasione avuta è stata di marca seriana con Sissé, che si è divorato un gol gigantesco, un gol immangiabile, se mi consentite il termine. Però, visto che hai inoltrato già quello che è un po' l'argomento caldo di questi giorni in attesa della trasferta di Modena con il Sassuolo, io chiederei subito a Gianni, come sostenevano i latini, in cauda velenum, nel veleno, il veleno sta nella coda. Quest'ultima mezz'ora è da valutare come un campanello d'allarme oppure da non prendere per nulla in considerazione, valutando le circostanze del caso? Io credo che ogni istante della partita vada analizzato, studiato, esaminato, e ci sono delle domande che pretendono delle risposte tecniche. Voglio dire, il tifoso può dire quello che vuole, essere soddisfatto, ci mancherebbe altro, soprattutto perché dopo due sconfitte è arrivata una vittoria eclatante. Personalmente noi facciamo i tecnici, i critici, di professione facciamo il giornalista, e quindi dobbiamo chiudere quelle che sono le valvole della emotività e cercare di analizzare la partita. Io dico che per 60 minuti ho goduto calcio, per 60 minuti ho visto un Pescara stupendo, ho visto come si gioca al calcio. E poi invece c'è stata la discesa aberrante. È andata bene perché è finita 5-3, e poteva finire in altro modo e avere un altro tipo di discorso. Quindi bene ha fatto Zeman a richiamare i suoi ragazzi, a dire che quei cali di concentrazione non ci possono né ci debbono essere, e non è nemmeno giusto giocare con il cuore dei tifosi, perché qualcuno lì corre il rischio di rimetterci le penne. Voglio dire, tu non puoi vincere 5-0 e poi fare 5-1, 5-2, 5-3, insomma, stiamo mica scherzando. Ridendo qualcuno diceva essere un pareggio. Beh, qualcuno grattandosi il palmo delle mani, va bene, però resta il fatto che, ecco, io da persona da bene, come considero Zeman,
penso che Zeman abbia fatto bene ad analizzare con i suoi ragazzi più che i 60 minuti, i 30 minuti successivi, per far sì che non accadano, perché poi non sempre puoi trovare una squadra come quella che abbiamo incontrato sabato, che ha sofferto la nostra velocità in maniera impressionante. Sì, è vero che loro hanno avuto, come ha ricordato prima Luciano, un'occasione sullo 0-0 notevolissima, è anche vero che Anania ha sfoderato un paio di interventi di grandissimo spessore tecnico, però c'è anche da dire che il Pescara li avesse davvero sotto. Il Pescara in quei 60 minuti sembrava giocare da solo. Voglio dire che quella lezione che Messi e compagni hanno dato al calcio italiano in generale è stata una bella lezione, molti l'hanno assimilata. Io ho notato che in Serie B chi riesce a farlo, per esempio la squadra di Zeman, ma anche in Serie A noto che molti cercano di scimmiottare in qualche modo quel modo di giocare. Pure ieri sera ho visto per esempio che tra Juventus e Milan si è cercato di fare molto possesso di palla, no? E questo perché hanno capito che il possesso di palla alla lunga paga, nel senso che tu tieni la palla, la tieni e non la lasci all'avversario. Nello stesso tempo, se riesci poi a far girare il pallone con una certa velocità, il varco prima o poi si apre e metti dentro il gol. Quello che non abbiamo fatto a Castellammare, praticamente. Ecco, bravo. Che un po' anche la Juve Stabia ci ha impedito, diciamo la verità. Esatto. Sono stati bravi anche loro. Tieni presente che anche la Juve Stabia, sono felice che abbia vinto, è proprio perché in un certo momento con quella sua vittoria ha fatto capire a chi ha criticato un po' che in definitiva non è che abbiamo perso contro l'ultima, no? Gianni, non sono felice per Braglia. Non sei felice per Braglia, ma questa è una umoralità da tifoso. da tifoso. Io non mi posso permettere, e nemmeno Luciano si può permettere il lusso di fare il tifoso. Gianni, però questo calo di concentrazione, prescindendo dal fatto che il primo gol è un Eurogol che, come ha sostenuto oggi Cascione in conferenza stampa, poteva arrivare sullo 0-0 in qualsiasi modo, un gol irreparabile, gli altri due distrazioni con il rigore oltretutto dubbio, però il calo di concentrazione va analizzato. Sì, un calo di concentrazione dovuto ad un peccato di gioventù, un peccato di presunzione, peccato di superbia, perché c'è questo calo di... No, ma credo proprio che ci sia stato l'appagamento. Io non so se al CEO che ha giocato al calcio ci può dare una voce in più. Voglio dirti, quando tu stai vincendo 5-0 e hai davanti a te un avversario, ti senti quasi Maramaldo, no? Dici, vabbè, insomma, è finita, prima poi faceva caldo e tutto quanto. Ce lo posso anche trovare, soprattutto perché, diciamoci la verità, in stretta progressione poi l'Albinoleffe è riuscito a trovare quel gol. Credo che se ci tira 300 volte non ci azzecca lì a fare quel gol lì. E poi c'è stato quel rimpallo lì, mi dà fastidio, ecco, l'atteggiamento dei difensori che non hanno consentito. Pinzoli la palla l'ha respinta in qualche modo, no? Può darsi che nessuno dei suoi compagni sia stato pronto a ribattere e allontanare quel pallone, dando la possibilità all'avversario di segnare. Voglio dire, peccato di gioventù, peccato di tante cose, ma io insomma studierei al posto di Zeman i motivi di quei 30 minuti, però non è che ne farei un caso. No, un caso sicuramente no, però per diventare veramente gravi e grandi, questi gravi cali di disattenzione dovrebbero essere eliminati. Il Barcellona stesso insegna 8-0. Allora, facciamo un piccolo passo indietro perché è doveroso da parte nostra. Se vuoi diventare grande devi fare prima una campagna acquisti e vendita per diventare grande. Allora tu non mi puoi fare una campagna acquisti in cui mi lasci due portieri quasi scoperti, uno se ne va poi con la nazionale, un altro si infortuna, non hai portieri da far giocare. Secondo, non mi lasci una linea di difesa senza un centrale molto esperto, e soprattutto per il resto difesa, attacco e centrocampo potremmo anche andare bene, ma anche lì a centrocampo c'è qualche, forse un'altra pezzetta a colore ce l'avrei messa, se vuoi fare il discorso da grande. Se invece ti vuoi accontentare significa fare un campionato di buon livello, chiudere così medio alta classifica, valorizzare dei giovani,
rispettare gli impegni presi con chi ti ha dato questi giovani, perché qualcuno si chiede: ma perché ha giocato Pinzolio nel secondo tempo? Qualcuno dice: ha giocato perché Anania si era fatto male, e va bene. Qualcun altro ti dice invece: perché Pinzolio deve fare un certo numero di minutaggio prima di, perché se no. Allora a questo punto la domanda è: d'obbligo valorizzare i giovani altrui? Beh, ma del resto, figlio caro, nel momento in cui tu hai preso certi giocatori a certe condizioni, tu stai valorizzando i giocatori altrui. E che il significa tuo l'anno giocatore, prossimo devi ricostruire? Il tuo giocatore si chiama Capuano, e per forza di cose sta fermo. Il tuo giocatore si chiama Verratti, ma per forza di cose Verratti una partita la gioca e l'altra no, e quindi stiamo lì, insomma. Questa campagna acquisti è stata buona, ma non è stata eccezionale, è stata una campagna acquisti per i programmi che ha la società. Ma vada bene, io ho la mia convinzione personale, qui me ne prendo la responsabilità, per l'amore di Dio, non voglio creare nessun motivo di dissenso tra i tifosi e la società, soprattutto perché stanno vivendo una specie di luna di miele che è tranquilla e mi sta bene così. Però voglio dire, è probabile che quelli che sono gli interessi finali della società non siano gli stessi interessi finali che si aspetta il tifoso, cioè il tifoso, insomma, parliamoci fuori dalle metafore, no? Poi se me lo consentite, tanto non siamo in fascia protetta, quindi racconto qualcosa metaforicamente che vabbè, tanto su internet farà piacere sicuramente a Luca la battuta. Dico, noi ci troviamo nella situazione del tifoso medio che parla di Serie A. La società non ti parla di Serie A, non solo, ma dice: noi dobbiamo fare un buon campionato e basta, non vogliamo illudere e non vogliamo illuderci, è vero o non è vero? Però Zeman è l'uomo, il personaggio per fare un campionato buono ma non eccelso, per non puntare al vertice? Allora, avrebbe Zeman, accettato oltretutto? Allora Zeman, bisogna capire, tu ci stai quasi tutte le settimane a contatto, un contatto stretto che io non ho, io preferisco fare un altro tipo di analisi del lavoro fatto da Zeman, dai suoi collaboratori, fatto dal Pescara e dai singoli elementi del Pescara. Zeman è un maestro di calcio, Zeman è uno che insegna calcio, Zeman può sembrare di no, ma è un aziendalista a modo suo. Cioè lui dice: voi mi date questa squadra e io da questa squadra traggo il meglio che è possibile trarre, perché io sono uno fregno che insegna calcio, va bene? Se fosse stato un altro allenatore avrebbe preteso il difensore centrale, un altro portiere, forse anche un altro centrocampista. Lui ha sempre: a me sta bene così, basta che gli dai il suo pacchetto di sigarette e sta a posto. Lui si fuma la sua sollazza e sta a posto. Perché dice: io prendo questo ragazzo e gli insegno a giocare a calcio. Adesso c'è, che lui abbia delle visioni di gioco interessanti, è vero, te le impone con molta educazione. Facciamo il caso di Sansovino. Quanta gente ha rotto le palle a Zeman, dice: ma Sansovino non può giocare sulla fascia a destra, Sansovino deve giocare al centro. Lui zitto, è andato avanti per la sua strada. Adesso la gente comincia a dire: però sai, Sansovino parte dalla destra, stringe al centro e sfrutta quello che è il suo piede giusto, naturale. Ma il gioco di Zeman è certo. Oh, e allora vedi che Zeman fa la sua giusta politica. A Zeman gli puoi parlare, io sono convinto che lui parla e pretende che gli altri lo ascoltano o lo ascoltino. Quando parlano gli altri, io sono convinto che Zeman sta pensando a altri cazzi, non se ne frega. Io ho l'impressione che lui abbia una sua filosofia, che è tutta sua e basta. Allora Zeman o lo prendi o non lo prendi, e se lo prendi, lo prendi con il 3-2 perso e con il 5-3 vinto. Questa è la realtà. Ti dico di più: quando il buon Lucchesi, poi detto da me buono, che di Lucchesi di buono non ho visto niente, poi solo il pellicciotto, il pellicciotto che portava dietro. No, Lucchesi che doveva dire, scusate, sì, ci aveva detto che rimaneva a Pescara per amore nostro e del Pescara, che c'erano società di Serie A che lo volevano. Io non lo so di quale piazza sta prendendo il sole in questo momento. Non lo so, si vocifera Pisa. Vabbè, Pisa. Si vociferano tante cose. Allora voglio dirti,
una cosa l'ha detta, ha detto: è matura questa società per Zeman, per avere uno come Zeman? Perché Zeman è questo, non lo puoi nemmeno discutere, perché ieri ti ha vinto, sabato ti ha vinto 5-3 facendo uno spettacolo di altissimo livello. Guarda che per 60 minuti il Pescara ha giocato il calcio come penso che si giochi in paradiso, almeno a livello di Serie B, perché anche in paradiso saranno i gironi, no? Sicuramente. Sicuramente. Allora voglio dirti, Zeman potrebbe anche andare facendo gli scongiuri in un'altra piazza, non dico Modena, perché se no è troppo vicino qualcuno dice Gianni porta sfiga, perché qua abbiamo ancora i cretini che parlano di gufi, no? Io dico, quando uno parla di gufi e crede veramente nel potere dei gufi, ma Cristo, fatevi un mutuo, compratelo un gufo e gufate contro tutti quelli che vi stanno sulle palle. Non so se rendo l'idea, se fosse vero questo, ma il gufare è solo un atteggiamento dialettico e nulla più. Allora dico, se Zeman ti va a perdere una partita con una squadretta, e te la devi tenere. Certo che se ti perde con la Sampdoria, che è meno forte del Torino per esempio, almeno numericamente parlando, per quello che abbiamo visto, oppure ti perdi con un'altra squadra fortissima, Padova, do la caccia di sti soldi, Padova non lo so, squadra che l'anno scorso non teneva i soldi per i bulloni delle scarpe, quest'anno ha fatto uno squadrone eccezionale spendendo i redditi, comunque va bene così. Ma è stato anche l'affare Shalawi. Sì, anche questo è vero. Quindi voglio dirti, l'accettiamo, ma il tifoso deve capire che se vuole divertirsi, e beh, dietro il dolce c'è anche la mano. Lo deve accettare. Non puoi dire di Zeman mi sta bene, Zeman dei 60 minuti iniziali, Zeman è tutto. Però io vi faccio un'altra domanda: ma che colpa vuoi dare a Zeman se l'arbitro ti dà un rigore contro con un'azione che è cominciata fuori dall'area? O che colpa vuoi dare a Zeman se uno sta davanti alla porta e sbaglia il tiro o d'altro? Zeman è un insegnante di calcio, basta. È un grande insegnante di calcio. Tra Zeman e Gianni Galeone, visto che tutti, io non posso uscire di casa e andarmi a prendere un caffè che non vengo fermato 10 volte da persone che mi vogliono porre sempre la stessa domanda. Rispondo adesso e poi non ne parliamo più perché mi sono scocciato. Zeman e Galeone sono due cose completamente diverse come filosofia di gioco e come risultato. Gianni Galeone ha fatto la storia della Pescara Calcio, Zeman la deve ancora scrivere. Zeman non ha fatto ancora un cazzo, diciamoci la verità, ha vinto 5-3 e basta, ha fatto un altro paio di partite interessanti e basta, ma prima di arrivare al livello di Gianni Galeone deve vincere un campionato, deve salvare in Serie A, deve salvarsi in un campionato di Serie A, deve mandare avanti giocatori tipo Giacomino Di Cara, tipo Gatta, Camplone. Tipo Camplone. Quello ha fatto correre i morti. Io mi ricordo, ma ve lo ricordate il nostro centravanti che non aveva fatto niente l'anno prima col Campobasso, non ha fatto niente l'anno dopo con la Fiorentina, e in quell'anno Rebonato. Chiudeva gli occhi, tirava in porta e azzeccava gol, fece 21 gol senza tirare un calcio di rigore. Chiaro il concetto? Allora basta, dai, credo di aver risposto. Zeman è una cosa interessante, Galeone è un'altra interessante, ma sono due cose completamente diverse. Oltretutto sono momenti storici, calcistici diversi. A proposito dei tifosi, entrando allo stadio ho scattato con il telefono questa foto, era un invito, ovviamente l'aria che tirava era questa, la maglia sudata sempre, noi vogliamo 11 ultras, e questo sta praticamente sul muro dove si entra per gli spogliatoi. Era un po' come dire attenzione che l'aria che tira è questa, impegnatevi, l'hanno fatto. Altra cosa che vorrei dire adesso, perché poi se no me ne dimentico, questo è un momento molto bello. Allora, è vero, c'è il calcio moderno, l'abbiamo visto ieri sera che per esempio con lo stadio nuovo della Juventus è bello, è importante. Come? Il pubblico si sente. Il pubblico si sente, va bene la musica al gol, tutte queste cose nuove, però in questo momento io mi sento, guardate, quando c'è questa cosa qui e la curva applaude, io mi sento di farmi partecipe
un po' di quello che dice la stragrande maggioranza dei tifosi. Vanno bene tutte le canzoni, l'ultima di Pagliarone è una bella canzone, mettiamola dopo, perché in quel momento, quando il Pescara ha vinto e ha convinto, come è successo sabato scorso con l'Albino Leffe, ascoltiamo gli applausi della curva, ascoltiamo quei meravigliosi, ascoltiamo la voce, ascoltiamo la voce del tifoso, la musica, la canzone, ma eccetera, sì, mettiamola dopo, al momento sfolla gente, vogliamo fare le americanate a tutti i costi. Allora, cerchiamo di avere prima uno stadio fatto bene, cerchiamo poi di mettere i tifosi in condizione di poter esprimere la loro vitalità in maniera decente, diamogli una curva dove possono stare comodi e puliti, senza gli obbrobri davanti, no? Che gli copre, certo, la visuale. Diamogli la possibilità di avere un barretto pure a loro, dove bere acqua, acqua per l'amor di Dio, niente acqua, ma l'acqua gliela vuoi dare almeno, certo. E allora voglio dire, una volta che abbiamo la soddisfazione questo, già di cantare, di una volta che squadra, abbiamo fatto questo, allora facciamo le americanate pure noi, poi metteremo pure le ragazze pompon, quelle non guastano, dai, non guastano, vero? Poi faremo lo spogliarello fra il primo e il secondo tema, ma insomma, vabbè, tutto, Allora il metaforicamente c'era una signora che si lamentò di essere stata violentata dal medico. Dice: io sono andato al medico, il medico mi ha fatto, dice, il giudice dice: ma che le ha fatto? Ha fatto, ha preso il coso, l'ha infilato dentro. No signora, ma parli in maniera un po' più corretta, un pochino più corretta, parli metaforicamente. Sì, io ma che metafore, era tutto dentro. Vabbè. Il pallone allora era tutto fuori o tutto dentro quando l'arbitro ci ha dato il rigore contro? Non è questione del pallone, è questione del gioco, del giocatore. Va bene, metaforicamente parlando. Esatto. Comunque torniamo ai nostri commenti. Fatto sta che questa cosa della canzone del Pescara, perché è bello l'inno quando si entra in campo e a metà del primo tempo, poi la canzone del Pescara quando tutti quanti hanno applaudito, hanno ringraziato, i giocatori iniziano a scendere sotto, la potete anche mettere. Noi ci facciamo, mi faccio personalmente partecipe di tutti i ragazzi che mi hanno chiesto questa cosa. A fine partita grida la curva, gridano i distinti, perché voi vanno a fare olè anche lì sotto e applaudono i tribuni. È un'altra dopo cosa, la ancora canzone, perdona, se un'altra cosa. Avete voluto aprire la curva sud, e viva Dio, dategli il tempo necessario a quelli della sud di poter andare. L'hanno saputo quando? Paio d'ore prima della partita, poche ore prima della partita. No, ma c'erano quelli dell'Albino F, oltretutto, in curva sud. Vabbè, comunque. Allora, iniziamo con i vostri commenti che arrivano. Germano da Cuneo è sempre il primo. Germano, segnato Sansovini. Vabbè, parentesi. Ti abbiamo sempre pensato, Invece di dire gol abbiamo detto Germano. Paradossalmente in questa Serie B è meglio avere una squadra di over 23 che una formata da giovani promesse. È prime... bella ironia, è bella questa, perché effettivamente con gli over 23 non hai il problema della nazionale. Le prime non sono toccate dalle convocazioni nazionali e possono fare il loro dignitoso e regolare campionato prefissato, mentre le seconde, dove si trova anche il Pescara, con le convocazioni dei propri migliori giocatori, spesse volte devono ricorrere alle riserve o giocatori fuori ruolo. Questa situazione può pregiudicare il cammino di queste squadre, con la perdita di punti essenziali, ed inoltre mortifica le loro aspettative di arrivare più in alto possibili. Hai ragione. Altro commento, un po' diverso. Buonasera a tutti, al grande Lucianone, ma soprattutto a Giannone Lussoso, un altro che dice lussuoso, perché ti perseguita questa lussuoso cosa. Lussuoso è eufonico, cioè suona meglio, invece lussoso sembra cacofonico, cioè suona male. Sì, sì, vabbè. Grande cuore biancazzurro, innanzitutto vorrei esprimere tutta la mia felicità per la grande vittoria dei Delfinotti travestiti da Blaugrana. Però quello che vorrei chiedere a grande Gianni è: il Pescara così piace a tutti, quando attacchiamo soprattutto ogni volta creiamo scompiglio agli avversari, ma perché nel cuore del secondo tempo ci assetteme e facciamo le zoccole in campo? Sarà un fatto di preparazione? Poi secondo te, sì, a Sassuolo possiamo svoltare un 2? Un saluto a tutti, diversi biancazzurri, in particolare al grande comunista battagliero Claudio Ferrante, forza Pescara, e soprattutto allora, Inter, lui dice. Lui ha citato i Blaugrana, no? Messi e compagni. Poter esprimere calcio a quel livello, mio carissimo amico, per 90 minuti non è facile. Ci vuole una grande preparazione atletica, l'età c'è perché abbiamo una squadra giovane,
però anche le condizioni logistiche ottimali, voglio dire, faceva caldo, diciamoci la verità, insomma. Uno dice fa il caldo per tutti, sì, però l'avversario ha preso 5 mattine, insomma. E in definitiva niente, io dico che il Pescara, andando avanti così, con la mentalità di Zeman, che se passa in gol ne vuole fare 7, se ne fa 7 vale 8. Ci sono delle frasi nella Bibbia che ogni tanto mi lasciano perplesso. Io non sono un testimone di Geova, per l'amore di Dio, non vorrei dare questa impressione, però mi piace leggere la Bibbia perché lo trovo come un libro splendido di storia, geografia, poesia, c'è tutto. Ci sono vari momenti in cui dice: vorrei chiedere 3 cose, anzi 4, vorrei chiedere 4 cose, anzi 3, anzi 5, cioè c'è sempre un qualcosa in più da richiedere, così la stessa cosa. Io vorrei chiedere ai ragazzi: non mi giocate 60 minuti, fatelo 70, poi da 70 fatelo 80, fin quando potrete arrivare a 90, ma per farlo ci vuole grande abnegazione, grande preparazione atletica, ma anche e soprattutto le alternative giuste, perché voglio dire, non possiamo pretendere che questi ragazzi giochino sabato, poi mercoledì, poi rigiocano domenica, mi pare, no? No, giocano sabato alle ore 18. Sabato alle 18, sì, c'è un anticipo, perché la B invece gioca di domenica. Esatto. Allora, sabato, mercoledì e sabato non puoi giocare 3 partite a grossissimi livelli. Poi mi chiede di Sassuolo: io ho una mano in tasca, ti ho risposto, perché quella squadra mi fa paura, perché il Sassuolo, ancorché venga da una sconfitta, no? No, è reduce da una vittoria, però una sconfitta interna. Io parlavo di partita interna, sì, allora considerando sì, che noi andiamo sul loro campo a Modena, no? E dico, pur essendo reduci loro da una sconfitta interna, a parte che la cabala, vabbè, ma la cabala è fatta per essere anche disattesa, perché molte volte si dice che 2 partite interne di fila non si vincono, invece poi si vincono, e come, dipende da certe situazioni. Voglio dire, è una partita non facile, il Sassuolo è squadra, è una bella squadra, poi casomai l'amico Luciano, che è molto attento alle varie formazioni, alle varie rose, ci potrà anche ricordare dei nomi, hanno delle assenze pure loro importanti, sì. Però è sempre una squadra delicata, però potremmo farcela. Voglio dirti, questo Pescara è una squadra imprevedibile, tanto è una squadra non votata al pareggio, questo già è importante, o vince o perde. In trasferta una partita l'abbiamo vinta, un'altra l'abbiamo persa perché ci è stata letteralmente rubata, no? Modena. È Modena, quindi è stata proprio, o no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi le altre 2 partite diciamo che potevano essere in un qualche modo giocate. Dovevano essere giocate. Altri commenti, tra l'altro interessante quello che dice Giorgio, perché lui si scusa se esula dai soliti schemi, invece non devi scusarti affatto, perché lui dice: penso che la società dovrebbe chiedere il rinvio della partita con il Sassuolo, in quanto la convocazione dei nazionali pone la nostra squadra in stato di evidente inferiorità. In queste condizioni la partita è falsata e quindi si dà un giustificato vantaggio alla squadra avversaria. Contro un Sassuolo in forma, cosa potrà fare mezzo Pescara? Capisco che la mia richiesta non sarà presa in considerazione, però protestiamo vibratamente, facciamo sentire la nostra voce. Se mercoledì prendiamo 4 gol, non voglio sentire che la colpa è di Zeman che non cura la difesa. Chiaro. Un attimo, chiaro. Però è doverosa una precisazione. C'è su un regolamento che parla. C'era fino all'anno scorso un regolamento ben delineato che parlava di possibilità di rinvio mediante richiesta, qualora la squadra subiva un tot, la Serie A si ferma quando gioca la nazionale, era privata di un tot di calciatori. Quest'anno sì, le cose sono un po' modificate. Parlando specificamente dell'impegno infrasettimanale, al di là delle defezioni per infortunio, che sono tante per noi, gravi sicuramente, ma tante anche per loro, specie nel pacchetto arretrato, anche loro hanno 2 assenze per nazionali: Valeri con l'Australia e Laribi, che doveva venire qua, o meglio doveva venire, che si vociferava potesse interessare a Pescara per l'Under 20 di Piaggio. Tutte e due le squadre sono state penalizzate da questa. In questo caso 3-2 le assenze per nazionali, perché c'è l'esordio di Insigne. Ma qui rientriamo, caro amico Giorgio, si chiama? Sì. Giorgio, qua rientriamo anche in quella che è la politica societaria. Alla società sta bene che vengano chiamati questi giocatori della nazionale, perché vengono valorizzati, perché il loro prezzo
aumenta, perché la loro valutazione aumenta, perché aumenta la credibilità del lavoro societario, per tanti motivi. Quindi e qualche volta per questo possono essere anche disposti a fare un piccolo sacrificio. Posso intervenire dando forse un sale polemico a questa discussione? Mi sembra un po' curioso, senza voler fare dietrologia a tutti i costi, il fatto che la nazionale A, già qualificata, martedì prossimo giocherà qua a Pescara, venerdì recupera con la Serbia, due partite non importanti, senza senso essendo già qualificata la nazionale azzurra, non convochi Palombo e Ogbonna, che prima, fino a qualche mese fa, erano parte integrante del nucleo, non titolare, ma del nucleo nazionale. Questa è una disparità che molti tifosi sottolineano e che anche Zeman tra le righe ha sottolineato più di una volta. Credo che noi abbiamo un vicepresidente che potrebbe farsi sentire. Se non si fa sentire avrà i suoi buoni motivi, avrà un po' di navicella e quindi non riesce ad alzare la voce, e quindi va bene così. Noi non possiamo fare altro che registrare le cose. Io dico che il cronista è soggetto solo all'impegno di commentare i fatti e basta, senza entrare poi in quelli che sono delle illazioni che qualche volta diventano delle insinuazioni, no? E allora lasciamo stare così. Prego Luca. Sì, andiamo avanti. Vabbè, stavo salvando l'immagine. Che tra Facebook e il portale mi sembra che ci siano parecchi commenti. Sì, siamo sì, persi sì. Al CEO. Allora, no, c'è Germano da Cuneo che fa un'analisi settima giornata, tra parentesi, dati del campionato 2010-2011. Ah sì, aveva promesso lui che ci faceva ogni volta un... Il raffronto tra l'anno scorso, sì, e quest'anno. L'anno scorso punti 9, sì. Oggi 12, 11, sì. Più 3, vabbè. Gol fatti 6 l'anno scorso, quest'anno 18, sì, migliore attacco del campionato. Gol subiti 6, quest'anno 16, penultima differenza gol più 2, sì. Vabbè, Impero continua, dice: intanto vorrei fare i complimenti a Luciano per le sue interviste. Grazie. Comunque sia Zeman che De Cecco hanno fatto delle analisi perfette sul 5-3, quindi c'è poco da dire, solo che bisogna gestire i vantaggi, perché non sempre ci capita di fare 5 gol. Comunque dobbiamo cercare di vincere con il Sassuolo e in casa con il Cittadella, perché poi abbiamo un cammino duro e, come dice Zeman, avremmo dovuto avere 4 punti in più che già se ne impiangono. Poi lui dice, rifacendosi al discorso di prima nel possesso palla che il Barcellona insegna, dice: infatti Luis Enrique ha detto che vuole vedere il possesso palla che porta all'azione del gol come il Barcellona. Zeman invece vuole arrivare subito in porta, ma io penso che dopo che passiamo in vantaggio dovremmo far girare un po' il pallone con il possesso palla. Sì, questo del dopo il vantaggio, chi lo dice è nel giusto, considerando la nostra normalità di commentatori di calcio, ma per Zeman è una bestemmia. Zeman può stare a vincere 10-0 e impegna la sua squadra a verticalizzare, a raddoppiare, andare ancora avanti per fare l'undicesimo gol. Quindi voglio dire, il fenomeno che noi siamo abituati a vedere, no? Una squadra che va in vantaggio 1-2 gol, e 2 gol si amministra il risultato, si gestisce, c'è questo verbo, gestire il vantaggio. Ma io non credo che sia nel DNA. Non è nel DNA. Come la parola. Infatti, equilibrio. Perché si incavola Zeman con alcuni suoi giocatori? Perché li vede arretrare un po' il baricentro del gioco e cercare di gestire. Lui dice: non dovete gestire niente, dovete continuare ad attaccare. Lui dice: il calcio, una semplicità disarmante, si gioca a calcio per fare gol. Esatto. Esatto. Allora, Antonio Casale da Facebook. Strano dice... che nessuno ha mandato ancora un commento su Lecce. Siccome su so Lecce. Che molti tifosi hanno ancora un po' di amaro nello stomaco, no? Non hanno digerito l'atteggiamento di Eusebio. E qualcuno si aspettava che ci sbattesse i denti, no? E ci sta sbattendo, povero figlio, mi pare. Conosco tramite amici un elemento della rosa del Lecce. Però non farò nomi. Questa persona dice: il mister è bravo, anzi bravissimo, ha le capacità, ci sono alcuni elementi che poi in campo fanno tutt'altro.
quindi a Lecce di Francesco penso che abbia dei grossi problemi. Andiamo avanti. Vabbè, problemi suoi, mi dispiace caro mister, comunque ti auguro tutto il bene possibile. Antonio Casale. Ah, fammelo salutare, è uno degli amici del gruppo Zeman. Ah, sì, ecco, gruppo Zeman, l'amico Salvatore che va in giro. Vedo queste facce di anche il presidente De Cecco, un po' tutti quanti gli altri, vedono questo telefonino, è lui che fa le interviste. Ragazzi, siamo nel 2012 quasi, ormai anche col telefonino si può fare un'intervista e postarla a centinaia e centinaia di persone. Anche le dirette, ne so qualcosa. Comunque, Antonio Casale dice: una curiosità personale, visto che qualcuno temeva l'arbitraggio, un parere sulla direzione del signor Baratta. Un saluto a tutti. Beh, mi pare che indirettamente abbiamo già detto, no? Sì, io credo al di là della topica. Sì, un po' che senza poi infamia e senza lotte. Definirla topica mi sembra un'esagerazione. Coadiuvato male dal segnalino, credo che abbia. Perché eravamo 5-0, ha dato il rigore con facilità. Probabilmente sì, ma doveva essere anche aiutato dal guardaline. Probabilmente in un'altra situazione, forse, non lo so, è difficile giudicare. Comunque diciamo che nell'economia della partita non è. Sì, a me è piaciuto in particolare il piglio che ha avuto nel gestire i primi minuti di gara senza sventolare cartellini. Ha lasciato giocare un po' all'inglese. Esatto, mi è piaciuto. Beh. Ancora Germano da Cuneo dice: Borghese, difensore centrale ex del Pescara, quest'anno dal Gubbio è passato al Bari, dove sta disputando un buon campionato. In fase di mercato si era prospettato un suo ritorno nella compagine biancazzurra e poteva fare comodo al posto di Romagnoli o di Brosco. Come mai tutto ciò non si è concretizzato? Io ho una mia idea, si è temporeggiato troppo perdendo tempo per aspettare le decisioni del prezioso mercenario di Amutene, nell'attesa. Il primo si è sistemato, il secondo non è arrivato. Voi che ne dite? Diciamo, Germano, che potresti aver ragione, però questo rientra un po' nella logica anche di una inesperienza forse di Dell'Icar. Mi stava venendo quel brutto soprannome, quel nick che gli hanno inventato, perché poi si creano queste cose mentali, no? Sì. Cioè tu dici si chiama Pasquale Antonio, però siccome lo chiamano in un certo modo viene da associazione inconscia. Devo stare attento, perché se il tifoso lo chiama in un certo modo fa ridere, lo chiamo io mi prendo una querela, insomma. Comunque no, fatti spesso la prendo già. Comunque su Borghese chiariamo, è stata un'ipotesi e non un obiettivo. Obiettivi magari erano altri, ad esempio Pellizzer, che ritroveremo sabato contro il Cittadella. È vero, si è aspettato molto di Amutene, però Borghese ha seguito il suo mentore Torrente a Genova. Sì, ma voglio dire che proprio tutta la campagna acquisti a me ha lasciato un pochino perplesso. Cioè, a meno che la società non gli abbia detto tira la martinicchia, non ti lasciare andare troppo, perché tanto i nostri programmi sono limitati un po' ad un buon campionato e basta, perché se no credo che qualcosina di più e di meglio avrebbe potuto fare, avrebbe dovuto fare, non potuto, dovuto. Brigata Rosticini ci chiede da Facebook la domanda, quella se si può protestare contro il fatto di B, però diceva che si è messo online da poco, abbiamo già risposto, magari sul finale ti risponde. C'è anche tutta una questione di diritti televisivi e poi. Una domanda che voglio fare io a Gianni prima di leggere le altre domande, perché visto che hai parlato di Dell'Icari e conoscendo la piazza di Pescara, che una volta che calcisticamente parlando ti condanna difficilmente, perdona che o non ha mai perdonato, è bene che cambi strada. Allora Dell'Icari noi lo guardavamo dalla tribuna, era lì a bordo campo con l'Albino F, se ne è beccate veramente di dure dalla curva, ma sì, da tutta la curva ci vuole un po' di coraggio, cioè, ci vuole un rapporto coraggio. Che non si sanerà mai? No, secondo me no, perché il tifoso, allora il tifoso è fatto di zoccolo duro e poi di quelli che arrivano, diciamo quelli che seguono a ruota, che seguono quell'entusiasmo del momento e via. Lo zoccolo duro ha penalizzato Dell'Icari, non lo vuole, basta, chiuso. A questo punto una persona di una normale intelligenza, a meno che non sia un masochista, dice vabbè, andare in paradiso a dispetto degli angeli, chi me lo fa fare? Proprio ieri era la festa degli angeli. Sai che il Papa oggi ha riconfermato che gli angeli esistono e che ognuno di noi ha il suo angelo custode. Poveretto il mio che deve sopportarmi, comunque sia. Andiamo avanti così. Dell'Icari
sta facendo un braccio di ferro con la curva, stesso braccio di ferro che sta facendo la società in parte, non tutta la società, una parte della società, per dimostrare noi non ci pieghiamo davanti ai desiderata della curva. È un grosso, perché se coso, come si chiama, se Delicare riuscisse a portare a pescare Ibrahimovic per il prossimo campionato, non sarebbe amato lo stesso, perché oramai è un rapporto che non esiste, è come una moglie scoperta a letto con l'idraulico e basta, finito, a meno che uno non sia un cornuto volontario, è finita la storia, o no? Certo. Quindi in definitiva, Delica, ma chi te lo fa fare? Andiamo avanti, vediamo, c'è un commento da Yuri che dice: buonasera a tutti e sempre grazie perché fate sentire noi esiliati meno distanti. Ho già il biglietto per mercoledì, per coloro che verranno, ci vediamo ai distinti settore A, così facciamo sentire ai ragazzi che, non sia, che noi siamo con loro, forza Pescara. Impero continua, dice Rigore della Birolef, era fuori area. Germano da Cuneo dice: lo scorso campionato, la settima giornata, il Pescara ha vinto fuori casa contro la Birolef 2-1, mentre quest'anno alla stessa giornata con la stessa squadra ha vinto in casa 5-3 ottenendo 6 punti. All'ottava giornata dello scorso anno la compagine biancazzurra ha vinto in casa contro il Sassuolo 1-0 gol di Gessa, mentre mercoledì sempre alla stessa giornata giocherà fuori casa con la stessa squadra e se la statistica non è un'opinione dovrebbe fare punteggio pieno. Qui abbiamo tutti le mani in tasca, spero di non essere smentito. Speriamo bene. Speriamo, almeno così dice lui. Adesso faccio un aggiornamento. E Impero continua, dice: ma la curva dice uomo eccetera eccetera, riferito alla persona. Ah, riferito alla, vedi, questo è un chiarimento interessante. Sì. La curva dice quello che dice, lo leggete tutti, riferito alla persona e non al lavoro da DS. Bravo. Chi è questo signore? Impero continua. Oh, ma hai fatto benissimo nel dire questo, alla persona. Infatti ho detto andare in paradiso a dispetto degli angeli è assurdo. In paradiso ci va l'uomo, non ci va il lavoro che fa l'uomo, no? Quindi era sottinteso da parte mia. Spero di ritrovare la foto che registra il casus belli. Sì, ce l'ha. Sì, quello striscione. Se qualcuno ce l'ha lo posti. Insomma, il tifoso, quello che fa parte dello zoccolo duro e che sa il precedente, perché molta gente sa che mi fermo e mi dice: Gianni, ma che è successo tra la curva e Dell'Icarri? Perché questo? Molta Gautieri gente... e Moscardi. No, molti non lo sanno. E non sta a noi adesso stare a rivangare certe cose, mettere il dito in una piaga e cercare di sfrigugliare la situazione. No, è brutto, no, è antipatico. Però tra di voi chiaritevi. Il concetto è in questi termini. Dell'Icarri ha perso la fiducia, si è perso la fiducia del tifoso medio pescarese e non è ricostruibile, perché non è che ha sbagliato un tiro perché ha sbagliato e vabbè, oppure non so, il rigore di Gessi, ti ricordi? Cioè, quel rigore ci è costato la promozione, però ha sbagliato, poverette, insomma, a dire, questa è una valutazione che non si rimarginerà, perché Dell'Icarri ha fatto qualcosa che è inconcepibile, perlomeno con l'ottica del tifoso della curva. No. Beh, cercavo di trovare un attimo quella cosa, comunque. Vabbè, ma saremmo ad. Sì, vabbè, al momento non ci sono commenti. Va bene, allora possiamo andare avanti con i tuoi commenti. Ma i miei commenti, io avendo il privilegio di averti a fianco, privilegerei, scusando la cacofonia del discorso. Io già sono vanitoso di mio senza nessuna sollecitazione. Mi fai pure, diventa ancora più vanitoso. Dimmi tu. Dall'alto della tua esperienza e conoscenza del calcio, che non ti stanchi mai di studiare, sì, al di là delle assenze, al di là della cabala e di tutti questi discorsi, se vogliamo anche fini a se stessi, sì, quali insidie nasconde la trasferta di Modena con il Sassuolo? C'è, secondo te, il rischio che dopo una vittoria con tanti complimenti, nonostante la mezz'ora finale, possa riportare inconsciamente ad un rilassamento di un gruppo così tanto giovane? Ho capito bene la tua domanda, faccio un piccolo passo indietro. Qualcuno addebita la sconfitta con la Juve Stabia al fatto che, perdendo a Reggio Calabria, sono stati comunque dei complimenti alla squadra, dicendo che si sono sentiti appagati e quindi hanno toppato.
Stessa cosa potrebbe succedere, cioè che adesso hai fatto 5 gol, hai fatto uno spettacolo calcistico di altissimo livello, è in dubbio tutto quanto, potrebbero sentirsi appagati se noi siamo bravi. Ma credo che Zeman per quei 30 minuti finali li abbia stretticati davvero, e ho l'impressione che forse, siccome non ce l'aspettavano, dopo i 5 gol forse aspettavamo un peana, e dice no, madonna mia, allora qui bisogna rivedere un po' le varie situazioni. Credo che l'errore di prendere sotto gamba la partita non lo facciano, però invece c'è da dire che, insomma, ragazzi, tutti abbiamo la volontà di vincere, ce l'hanno anche quelli del Sassuolo. Adesso la risposta ce la deve dare il campo, su che base, quanto incideranno le nostre assenze e quanto le loro assenze, quanta è la voglia di rifarsi da parte del Sassuolo, e soprattutto i valori assoluti. Qualcuno non pensi che il Sassuolo sia una squadretta perché ha perso in casa? Non lo è. Non lo è, il Sassuolo è una bella squadra, ha un bel manico che dirige bene le operazioni, è una partita aperta. Poi ci dobbiamo mettere in mente una cosa, cari ragazzi, con questo fatto della difesa alta, l'attacco a tutti i costi e quant'altro, ti può mettere nella condizione che dopo un quarto d'ora stai vincendo 2-0, così come invece facciamo gli scongiuri. Va bene? Senza nemmeno dirlo. Voglio dire, è una partita aperta, così come saranno aperte tutte le partite che Pescara giocherà, prescindendo dal valore intrinseco degli avversari. Cioè, il Pescara giocherà contro il Sassuolo, così come giocherà contro la Sampdoria, e come giocherà contro il Padova e contro il Torino. Che contro il Gubbio, va bene il discorso? Quindi può succedere di tutto. Con Zeman si ride, ma si può anche piangere. Dobbiamo mettere anche questo nel novero delle possibilità. Gianni, parlando di assenze, che prima io ho imputato a discorsi fini a se stessi, ma che ovviamente non lo sono, perché hanno una loro incidenza sulla partita. Peserà di più, a tuo avviso, quella di Capuano o quella di Insigne, partendo dal presupposto che entrambi sono dei perni, non dico insostituibili, ma molto molto importanti? Io credo che quello di Capuano sia molto più importante, perché io sono un po', come si dice, condizionato dalle realtà calcistiche dei miei tempi, laddove mi sono infarcito di idee tipo prima non prenderle e poi vincere, no? Io ho parlato tante di quelle ore con Elenio Herrera, che mi aveva condizionato la mente proprio dicendo che la cosa più forte è avere una difesa forte e poi attaccare, e lui fu il primo che attaccò con un terzino, perché credo che nessuno possa disconoscere che il primo vero terzino d'attacco sia stato Giacinto Facchetti, no? Quindi in definitiva anche lui era un uomo che propendeva verso l'attacco, però la prima sua preoccupazione era quella di orchestrare bene la difesa. Detto questo, allora, l'assenza di Capuano mette in ambascia un pochino la difesa, il quartetto di difesa. L'assenza di Insigne è bravissimo, per l'amore di Dio, inventa cose inenarrabili, però contro lo Juve Stabia non ha inventato nulla. Voglio dire che Insigne può essere anche sostituito in qualche modo. Noi abbiamo anche un altro giocatore che non abbiamo ancora visto, Giacomelli, no? Sì. Quindi voglio dirti, ci sono delle alternative. Laddove invece non hai le alternative in difesa, ti viene a mancare Capuano, non sai di metterci, o ti devi inventare Bacchetti. Sì, Bacchetti è stato delizioso, l'ho visto, mi è piaciuto anche fisicamente, un longilino bello. Poi mi è sembrato sicuro di sé, però diciamo aspettiamo che è stato test facilitato, è stato facilitato un po' da tutto l'andamento della partita, no? Detto questo, la domanda tua era molto precisa, quindi non posso sfuggire all'impegno di rispondere. L'assenza di Insigne mi preoccupa molto, ma molto meno di quanto mi preoccupa invece l'assenza del difensore Capuano. Sottimo Giacomelli? Ma Sottimo l'abbiamo visto e non è che ci abbia entusiasmati. Giacomelli faccelo vedere almeno una volta, l'abbiamo visto con l'Empoli, che ha sostituito Insigne. Giacomelli è un ragazzino che potrebbe anche inventarci delle buone cose. Lei che dice, signor Tonto Donati, che trascina dietro un nome di così grande prestigio
nel mondo del calcio non solo abruzzese ma anche laziale, perché è stato un grande giocatore della Roma, ma anche pugliese, è stato un grandissimo giocatore del Bari, ma anche piemontese, perché ha giocato col Torino. Eccola, il grande Mario Tontodonà. Brigata Rosticini dice, scusate non leggo bene, ma sulla maglietta di Luciano RL, sì. Roma Lazio coppia di eccetera eccetera. È Rapa Luciano. No, è una marca nota. Che per combinazione. Ralph Lauren. Però meglio Rapa Luciano di Roma Lazio sicuramente. Senza dubbio. C'è Germano D'Acunio che ti chiede: Gianni, sono in attesa del tesoretto, grazie. Che vuol dire? Il tesoretto, non so se si riferisce al mio libro. Credo proprio di sì. Germano, se in privato mi mandi il tuo indirizzo anagrafico, il libro te lo spedisco con molto piacere. Intanto stavo cercando, prometto che mi serve proprio per un archivio nostro. Se qualcuno ce l'ha, quella foto di quello striscione degli Icardi, Gautieri, Moscardi, via da Pescara, no? Sì. Io non ce l'ho. Era proprio l'era paterna che era arrivata. Sì, può darsi che qualcuno ce l'abbia. Ho fatto il giro, non la trovo, visto anche su un po' di profili Facebook. Ma qualcuno te lo manderà, dai. Mandatela, segnalatela. A proposito del libro di Gianni, a finale di trasmissione ci sarà il video realizzato dal CEO Tontodonati proprio. Facciamolo vedere. Sì, ho il libro di Gianni, che intanto ho qui la copertina che mi sono scaricato, eccola qui. Sì. La storia della Pescara Calcio raccontata da Gianni Lussori. La data devi mettere 1920-2011, quindi si parla dei primordi di Ursus Castellammare. I pionieri del calcio pescarese. I pionieri del calcio pescarese. Dei personaggi i cui figli poi ritornano. Ci sono dei personaggi attualmente che ricordano i personaggi del passato. Allora, la facciamo vedere, il tempo di farlo partire? Sì, di farlo partire, di caricarlo a tutto schermo. Ovviamente potete, ecco, guardate, questo spot è realizzato dal CEO Tontodonati, poi ci metteremo anche la voce. Anche lascio i microfoni aperti, questo ve lo dico tecnicamente, è uno spot carino su un'iniziativa editoriale di Gianni davvero interessante. Eccolo qui, l'audio arriva. La storia della Pescara Calcio 1920-2011 raccontata da Gianni Lussoso, poi dice da oggi in tutte le edicole, ma si può fare anche in un altro modo, vero Gianni? Sì, si può fare in un altro modo, in edicole lo pagate a prezzo pieno naturalmente, siccome però io alle edicole devo lasciare una certa quota, quella quota la regalo agli amici di forzapescara.tv che dovessero farne richiesta, cioè voi scrivete a forzapescara.tv mandando il vostro indirizzo e mettete in una busta chiusa 10 euro. 10 euro me lo mandate in casella postale 134 Pescara. Come ha fatto Germano che ti ha mandato tutto. Ah, perfetto, allora il tesoretto parte domani. Che significa allora? Che con 10 euro voi vi pagate un libro che ne costa 20, più tutta la spedizione che rientra e tutto in quei 10 euro, perché c'è una busta a sacchetto di quelle importanti per non far rovinare il libro, c'è il francobollo, tutto quanto. E in due giorni ho notato, ho avuto delle richieste da Bassano del Grappa, anzi colgo l'occasione, chissà se è all'ascolto Bassano del Grappa, dei tifosi pescaresi, mi hanno chiesto il libro. Io ho chiesto e lo chiedo, continuo a chiedere a chi riceve il libro di dargli subito comunicazione tramite Facebook. Ho ricevuto il libro, no? Proprio per tranquillità. Certo. Bene, spedito oggi, domani ricevono il libro. E questa è una cosa. Si parla sempre male delle poste italiane, ma in questo caso devo dire che le consegne arrivano puntuali e precise. Io ho iniziato a sfogliarlo e devo dire che per un tifoso
davvero c'è tutto, ci sono anche ovviamente, ecco vedi, fatti, antefatti, cronache e commenti. Io mi auguro non, che non Germano... pensate, ti voglio fare questo messaggio sì. promozionale, non sì. crediate che sia solo il per chi ha anche questo libro, se non sbaglio. Sì, ma qui sono solo i numeri. Questi sono solo i numeri, non è solo i numeri. No, quella è la storia proprio raccontata, esatto. commentata. Ci sono le schede dei grandi allenatori che abbiamo avuto. C'è gente che per esempio sente parlare di Costagliola, per esempio. Costagliola che è stato un portiere della nazionale, ma è stato anche allenatore del Pescara. Ma chi era Costagliola? Che ha fatto? E ce lo trovate, Mario Tottodonati è stato allenatore del Pescara, che ha fatto? Trovate una bella scheda su Mario. Bencic, vi sto dando dei nomi che probabilmente molti giovani non, insomma, non sanno nemmeno. E poi la nota di colore che aggiungo io dietro, trovate, no, questo, perché... trovate questa volta delle belle facce al contrario di queste, di queste. Con e tutto... questa è una faccia che tanto stiamo sì. parlando tra amici. Questa è una faccia che mi ha rovinato. Mi ha rovinato. Tra un po' telefono in redazione perché lui è no. solito telefonare. Allora, mi ha rovinato, no, lo devo dire sinceramente, perché? Perché io ho fatto questo libro, I numeri della Pescara Calcio. Un libro che costava anche poco, adesso ve lo ricordo, costava 15 euro. Però poi con tutti gli sconti e tutto qua. Però la gente non me lo acquistava perché c'era questo signore qui dietro, quindi io ho fatto una edizione che ho dovuto bruciarla in definitiva perché non l'ha acquistata nessuno, o pochissimi l'hanno acquistata, ma io qualcuno ha detto perché hai messo quello? Ma perché in quel momento era il presidente, io non, ragazzi voi fate i tifosi, io faccio il giornalista, io nel libro di oggi che è uscito c'ho la foto di Peppe De Cecco. Perché? Perché lui il presidente, fosse stato presidente o fosse stata presidente Deborah Caldora, avrei messo Deborah Caldora, capito? Non mi potete addebitare le scelte. Oggi per fortuna Peppe De Cecco è nel cuore di tutti, ma nel caso facciamo gli scongiuri, le cose dovessero andare male, e dice che la colpa di Peppe De Cecco lo so, e Peppe De Cecco non mi comprate io. Va bene, allora noi siamo arrivati in conclusione, no? Sì, sì. Ci sono altri appuntamenti oltre a giovedì, spero magari se iniziamo prima di starci anch'io giovedì, ma voi sapete. Allora dai, diciamo ufficialmente cambio di orario, partiamo alle 20, speriamo che ci sia Luca Teseo anche per parte della, beh, per di Studio Web. Per mezz'ora penso esatto. di sì, dai. Quindi penso cambio di orario sì. per Studio Web, non più alle 21 ma alle 20. Bene, e poi abbraccio. Voi potete andare avanti. Bene, bene, un abbraccio affettuoso. Grazie a Gianni tutti, Lussoso, Luciano Lapa, al CEO Tontolonati, ricordate poi dei momenti particolari, dei piccoli pezzettini dei commenti di Gianni, li riascolterete su Radio Parsi, fate il news dei 19.45. Per favore non metterci quello metaforicamente. No, metaforicamente non te lo inserisco questa volta lì. Va bene, grazie a tutti, buonasera e sempre Forza Pescara. Buonasera. Ciao.